Radio Radicale, siamo con la senatrice Elvira Evangelista di Italia Viva per parlare dell'ultima lettura della modifica all'articolo 119 della Costituzione sull'insularità. Allora, si tratta di un comma aggiuntivo che è un'importante riforma che diciamo, riconosce la specificità della vostra situazione. Allora, adesso ci dovrà essere una legge attuativa, però il grosso del lavoro è fatto. Allora, cosa resta da fare? E soddisfatta? Sono soddisfattissima perché è una riforma davvero epocale, direi storica, partita da un'iniziativa popolare e ci ha reso protagonisti come parlamentari in questa legislatura. Perché? Perché è storica? Perché niente sarà più come prima da oggi per i nostri figli, cioè i diritti degli isolani dovranno essere garantiti, riconosciuti, ma anche compensati, quindi anche da un punto di vista delle risorse, da un punto di vista fiscale, per tutti gli svantaggi che ciò comporta. Pensiamo al diritto allo studio, pensiamo al diritto al trasporto, pensiamo alla sanità. Non si può, non si potrà più non riconoscere il gap che ciò comporta, quindi gli svantaggi naturali. E quindi da un punto di vista proprio legislativo ci consentirà sempre, su ogni legge, su ogni provvedimento, di richiamare appunto la norma costituzionale che oggi finalmente abbiamo portato a casa. Allora, sul PIL, per esempio, della Sardegna, quanto pesa questo svantaggio? Pesa tanto perché noi abbiamo tutto più caro, no? Quindi in particolare appunto anche il caro energia, ad esempio, quindi tutto ciò potrà essere compensato, quindi potremo vantare un diritto anche di perequazione che oggi invece facciamo difficoltà ogni volta, cioè anziché dire ce lo chiede l'Europa, oggi diremmo ce lo chiede la Carta Costituzionale, dovete Mi preoccupata per la legge attuativa? No, perché saranno tante, cioè sarà compito dei prossimi legislatori, quindi dei prossimi parlamentari, ogni volta che c'è un provvedimento, richiamare questa norma costituzionale e quindi garantire agli isolani, ma tutti, quindi sardi, siciliani e anche le isole più piccole, che soffrono uno svantaggio ancora maggiore, ogni volta sarà richiamata la Carta Costituzionale per dire qua dovete riconoscere qualcosa in più, dovete compensare. Sì. Senta, le dispiace che non l'abbia fatto il Parlamento, ma sia venuto da un'iniziativa popolare, poi a seguito di una dimenticanza della riforma dell'articolo 117 del titolo quinto. Sono contenta che sia venuta dal popolo perché i cittadini infatti hanno sempre ragione. Diciamo che ciò ci consente di essere più uniti forse. Forse in questa legislatura, io penso a noi sardi, qualche occasione l'abbiamo persa, potevamo essere più uniti. La ringrazio, grazie a Elvira Evangelista di Italia Viva.